Bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois pièces. La première est intitulée « La maladie des Rosales ». La seconde est un petit dialogue comique. Et enfin, nous allons finir avec une chanson à l'honneur de la ville de Naples. Ce spectacle a vu le jour suite à des recherches menées par une classe de 3e sur la naissance de la comédie et surtout sur les sources d'inspiration du grand Molière. Suite à cela, nous avons appris que la comédie avait vu le jour en Grèce et puis a été interprétée par de grands auteurs tels que Plato et Terenzio. Mesdames et messieurs, veuillez noter que Terenzio a vu le jour dans notre très belle ville de Carthage. Ce dernier avait inventé les masques qui font partie intégrante, de notre culture littéraire. Il a aussi inventé la comédie dell'arte qui a fait partie des sources d'inspiration de notre cher Molière et inégalable. Maintenant, chers spectateurs et chers camarades, je vous souhaite un bon visionnage. Ciao, mi presento, sono Terenzio, vengo della bellissima città di Cartagine. Sono l'ideatore della commedia dell'arte. Oggi vi presentiamo una cena teatrale. Grazie, ciao. Sono triste, desolato, l'ultima volta che ho mangiato. Sono 3 giorni fa, come si fa? Vedo una bella che si avvicina. Ehi, ho fatto fretta! Non potresti avere una polpetta? Coro del mitico del mio padrone e dottor Manizzoni. Che cosa gli è capitato? Chiama l'otto. Rosaura si è ammalata. Stamani si è alzata, si è messa le scarpe e cascata. Si è alzata e cascata. Si è rialzata e ricascata. Deve essere ammalata. Voglio andare con lei. Forse che qualcosa da fare e da mangiare. Dottor Manizzoni! Venga del mio padrone. Rosaura si è ammalata, non sa più camminare, ci venga a aiutare. Certo. Ohimè, sto morendo. Che giorno tremendo. Non potrò più camminare e nemmeno ballare. Io che mi ero vestito per andare alla festa. Oh, la mia testa. Io non cammino più. Casco giù. Non fare così, Rosaura. Non dammi questo dolore. Ora prendi il dolore. Vedrai, ti guarirà. Buongiorno mio padrone, eccoci con il dottor Valenzoni. Buongiorno, padrone. Ma che succede mai? Ci sono guai? Niente paura, amico mio. Qualsiasi cosa succeda, ci penso io. Ma povera bambina non cammina più. Ohimè, ohimè. Dunque, le riprese delle articolazioni, del sangue. E ora, che cosa hai detto? Non ci capisco niente. Dunque, subito a letto, con un cordino ristretto e con un impasto sul petto. Ohimè, ohimè. Sarò sincero, può guarire, può guarire in un mese, se mi pagate le spese. 30 zecchini. Quanti zecchini? Sono qua, si sa, cucinerà un gran dottore, sì signore. Datemi un 4 a zetto e levo lo sarà di petto. Subito, un 4 a controllo di volto. Non solo la faccio alzare, ma potrà anche ballare. Che dici buffone, marrano, ci passano tutto spiano. Che volava Valenzoni, lascia fare. Guardiamo come va a finire, forse la potrà guarire. Ohimè, ohimè. Su, contenti, signorina, non si lamenti, si dica quando si è alzata, si è preparata per andare a ballare. Ohimè, sì, proprio così. Ciao, io sono Terenzio, vengo della bellissima città di Cartagine, sono l'ideatore della commedia dell'arte. Adesso vi presentiamo una scena teatrale. Grazie. Oggi è domenica di carnevale, ti offro un presento senza uguali. Grazie, l'accetto, ma chi cucina? Dietro ai fornelli c'è Colombina.
Bene, benissimo, che mangeremo? Ecco, antipasto di latte e finne, per la minestra di pere cotte, l'austro degli uova di mezzanotte, per il gatto con salsa mole e infine la torta di uova cipolle. Ah, sì, no, non posso, non posso, grazie, lo stesso. Come non vieni? Me l'hai promesso? Guarda, mi offendo, ti becchierò? Calma, ti vengo, ma porterò io stesso i viveri per tutti e te. Ciocco da te. Thank you.
dolce mel, com'è dolce, com'è bel, a città di dolce mel.